Salve a tutti, popolo di sgassatori sgarbati, bentornati da Fabrizio Teghesi. Questo è il secondo video report della gara di warm-up del campionato nazionale AMSCI 2021. Sì, avete capito bene, è il secondo video. Questo è il secondo. Quindi, se volete vedere la storia dall'inizio, dovrete sorbirvi anche il primo. Non importa, non andate a cercarlo. Vi metto il link in alto che vi uscirà esattamente in questo momento. Quindi, se non avete visto il primo video, consiglione, andate a vederlo. In questo secondo video siamo al day 2. Quindi, report del day 2, via col video. Dei due ragazzi, stiamo andando in pista. Vedete che stradine, qua praticamente non si incrociano le macchine. Ieri abbiamo incontrato anche un trattore. Comunque l'hotel è molto vicino alla pista. Eccoci sulla strada principale. Ed eccoci in pista. Ta-da! C'è già tanta gente stamattina. Arrivati! Niente ragazzi, stamattina abbiamo le batterie da un quarto d'ora, siamo divisi in gruppi da 10 piloti e abbiamo le batterie, quindi ragazzi, abbiamo 20 minuti la prima e la seconda e la terza saranno da 15 minuti. Quindi partiamo tra pochissimo e niente, vediamo come va. Appena terminata la prima fase, non siamo velocissimi, abbiamo stabilito un best di 39,2. I più veloci girano in 38,3, 38,4. Comunque abbiamo un ottimo passo di gara, quindi diciamo che sono contento. Per la seconda manche penso di provare le molle rosse, e solo sul davanti per vedere di avere un po' più sterzo, in ingresso curva, vediamo come va a finire. Finita appena adesso la seconda manche, abbiamo perso veramente tantissimo sia sul best che sul passo di gara e quindi modifica strabocciata, torniamo indietro e per la terza manche userò molle blu come prima e avanzerò il caster portandolo da 18,5 a 16,5 e aprirò un po' il camber delle gomme anteriori per facilitarla un attimo. E credo di aprire anche un filo la convergenza anteriore, quindi gomme un po' più aperte per avere più sterzo nei curvini a 180 gradi. Com'è Sofì? Ciao
Eccoci ragazzi, pausa pranzo, abbiamo fatto poco stamani, ma è normale, giriamo in tre, quindi insomma la pista è favolosa, vedete le riprese e niente, è uno spettacolo. Tutto ok? Tutto ok, tutto ok. Abbiamo mangiato? Mica 15 pezzi! Siamo diventati azionisti! Minchia, siamo in 12 a mangiare, c'è tua figlia che mangia per tre, mangia! Lui sta col pennello in mano! Che stai facendo? Sto viaggiando! Sta viaggiando, lui sta viaggiando! Stai viaggiando? Ma chi è che va a girare? È appena terminata la terza manche e questa volta abbiamo migliorato 39-1 e gli altri secondo me hanno leggermente peggiorato. Chiaramente è sempre molto difficile capire nelle giornate di prove libere, perché gli altri potrebbero anche star provando qualcosa, avere delle modifiche sopra. Comunque siamo molto vicini adesso e passo di gara veramente impressionante. Scartiamo 2-3 decimi tra il miglior giro e il peggior giro, a parte che non ci siano sorpassi da effettuare e quant'altro.
Quindi insomma siamo molto contenti, le modifiche sono andate benissimo e vediamo la prossima manche cosa succederà. Eccomi ragazzi, un piccolo inciso per spiegarvi bene la situazione perché lo ritengo assolutamente necessario. Dopo la terza manche, che in realtà sarebbe stata la quarta perché già una manche durante la pausa pranzo io l'avevo saltata, c'è stata una manche successiva della quale non ho nessun video report, ma che è andata ancora meglio di quella precedente. Ho girato praticamente sotto il 39, quindi 38,7 se non vado errato, ed ero veramente in linea con tutti gli altri piloti forti, a parte il Davide Nazionale, che oggettivamente faceva totalmente un altro mestiere. L'ha fatto fin dal primo momento in cui è entrato in pista e l'ha fatto fino a quando praticamente non se n'è andato. Quindi ero contentissimo e ho deciso di guadagnare tempo, di non fare le ultime due manche della sera e di approfittarne per rifare totalmente la macchina, riempire di nuovo i differenziali con oli freschi, rifare gli ammortizzatori e appunto curare meglio la macchina senza fare nottata. Questo è stato probabilmente il mio più grande errore di tutta la gara. Scoprirete poi domani perché. Ad ogni modo, nelle ultime due manche tutti gli altri hanno girato molto forte, molto forte, e parlando anche con gli altri piloti tutti hanno detto, dice, vabbè, non preoccuparti, è la pista che è migliorata molto. Quindi io ero molto tranquillo su questa cosa e niente, adesso vedrete come è proseguita la giornata e andiamo. Buonasera a tutti ragazzi, questo day 2 non è ancora finito, sono esattamente le 11.55 e siamo a incollare le gomme per domani e la situazione non è bella, non è bella, ve la mostrerò perché vale la pena mostrarvela. Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Ok, allora vedete, questa è camera di Lorenzo e Andrea. Ognale. E tra un fono. Fatti vedere anche là. No, no! Tra un fono e un riempimento il passo è breve. Il passo è breve. La luce c'è. C'hai da scuole. La luce c'è. E niente ragazzi, un nuovo futuro lavoratore delle forze italiane a battere. Lore, tutto a posto? Sì. Ti fanno fumi? Ah, però guarda, si può fare l'ombre cinesi. Mi viene il cane. Per il day 3 adesso il video è veramente finito. Ciao! Ciao!